trovo sulle rive, sulle sponde del lago Victoria, in Uganda, nella città di Entebbe. Sono qua da ieri, 2 ore di volo da Addis Abeba. Sull'aereo ho incontrato uno scultore inglese che mi ha fatto vedere i suoi lavori, fa cose di questo tipo. È un tedesco rivestito di lapislazzuli con occhio perfettamente corrispondente alla realtà, una riproduzione perfetta. È uno scultore che lavora materiale umano, tipo ossa, queste cose qua, che ottiene dalle università i corsi di anatomia. E un teschio di quel tipo lì costa più o meno 50.000 dollari. Sono qua in Uganda, sui giornali c'è tutti i giorni le notizie del... hanno un'emergenza terrorismo legata al terrorismo islamico di Al-Shabaab in Somalia. Al-Shabaab sono terroristi islamici, hanno arrestato proprio ieri qui Saladin Uller, che è di origine turca ma di passaporto tedesco, che è un affiliato secondo loro ad Al-Qaeda, e l'hanno arrestato qui in Uganda perché veniva a formare terroristi ugandesi oppure stessi somali infiltrati in Somalia. Questo perché l'Uganda ha un grosso contingente della cosiddetta forza di pace dell'Unione Africana in Somalia per lottare appunto contro Al-Shabaab. Qui sono in un hotel che c'è praticamente le guardie, non le guardie, militari in tenuta da guerra tutto il giorno, e però ho visto che la notte vanno via, quindi non lo so fino a che punto sia sicurezza. Comunque c'hanno questa emergenza, tutti i giorni sul giornale si parlano di questa cosa. Un'altra cosa, che un'altra notizia strana, è che in questi giorni è morto a causa di una bomba un deputato. Sul giornale c'era scritto che è morto per un incidente dovuto al fatto che il meccanico stava riparando il motore della macchina del padre di questo deputato, e improvvisamente il motore è esploso. Però dico, è morto il deputato, però non dicono nulla del meccanico, probabilmente sarà morto anche il meccanico, immagino. Comunque è una cosa abbastanza strana che un motore esploda così mentre cerca di riparare. Comunque la notizia era quella, abbastanza particolare. Questo appunto è il lago Victoria. Che è il lago più esteso di tutta l'Africa. È praticamente un mare. Praticamente c'è una spiaggia, però sinceramente non fa molto caldo, poi non so se ci siano i coccodrilli lì dentro, potrebbe anche essere, però non ho visto warning, diciamo. Vabbè, magari se esce il sole proverò a fare un bagno, se ne ho voglia.